buongiorno a tutti e benvenuti alla seconda giornata del Motor Valley Festival. Io sono Emiliano Audisio, sono il responsabile dell'area consulting per quanto riguarda i temi di innovazione di Wired e dell'area eventi sia in ambito business che consumer di Wired, e avrò il piacere di moderare questo primo incontro della giornata che avrà come focus il tema della digitalizzazione dell'artificial intelligence applicata appunto all'industria automotive. Da quando è stato introdotto il primo servizio di connessione, era il 1996, molto è cambiato nel mondo dell'industria automobilistica. Nel 2001 arrivo del Bluetooth, anche dei sistemi di riconoscimento vocale, parliamo di servizi di infotainment over the air, OTA, alla fine del primo decennio degli anni 2000. Nel 2017 arriviamo agli aggiornamenti software e servizi di gestione dei dati che sono capaci di mettere a disposizione numerose applicazioni contemporaneamente. Oggi siamo in un'altra era, l'era del Software Defined Vehicles, SDV, quindi veicoli in grado che, da un lato, di gestire le proprie operazioni, di aggiungere funzionalità e anche di sviluppare nuove caratteristiche, principalmente o interamente grazie al software. Siamo all'interno di un nuovo paradigma, che è quello dell'industria 5.0, che vede attraverso la robotica avanzata, l'intelligenza artificiale, in particolare quella generativa, e l'IoT sta vedendo una ridefinizione dei processi e anche delle competenze, dei processi produttivi, anche della natura dell'industria automotive. Una trasformazione che porta con sé tutta una serie di opportunità, ma anche di rischi, una trasformazione che cercheremo, che toccherà vari aspetti infrastrutturali, di competenze, di governance, di compliance, di competenze, come ho già detto prima, e che nello stesso tempo però offre anche delle nuove possibilità che vanno però intercettate e anche soprattutto comprese. È quello che cercheremo di fare oggi in questa mattinata con una serie di ospiti che rappresentano le diverse prospettive di tutta la value chain del settore automotive, per capire dal loro punto di vista come stanno cercando di governare e interpretare questo cambiamento. Partiamo con i primi due ospiti, quindi ho il piacere di chiamare sul palco Alberto Scaglione, Manager Director Automotive di Accenture, e Fabio Ferrari, Founder di Amagamma. Benvenuti e buongiorno. Allora, Ferrari, io partirei da lei perché si parla di AI, ovviamente è un tema molto dibattuto, c'è un grande hype, quindi eccessi, polarizzazioni, confusione terminologica, e soprattutto anche ho trovato molto suggestivo che uno dei payoff, comunque il payoff che subito salta all'occhio quando andiamo a vedere il sito di Amagamma, della vostra azienda, è l'AI non esiste. Allora, che cos'è l'AI e cos'è questa cosa che non esiste? Sì, buongiorno a tutti, sono Fabio Ferrari, il fondatore di Amagamma, un'azienda modenese nata 10 anni fa, in tempi non sospetti, e in questo ambito tecnologico. 10 anni fa nessuno parlava di intelligenza artificiale, e noi siamo partiti 10 anni fa con l'idea di portare la matematica nelle imprese, e ci siamo resi conto dopo pochi anni che questa matematica veniva raccontata, la stessa matematica che noi portavamo nelle aziende per ottimizzare i processi, veniva raccontata come sistemi cognitivi che autoimparavano. E diciamo, cos'è queste cose qui? Quando siamo andati a vedere bene dietro cosa c'era, c'era algebra, c'era statistica, c'era logica, non c'era niente di fantascientifico che autoimparava. E poi ci siamo resi conto quindi che bisognava spiegare alle aziende che cosa si portava, cosa c'era dietro questa tecnologia. E pertanto è diventato fondamentale introdurre delle persone che parlassero linguaggi diversi da quelli tecnologici. Quindi in azienda abbiamo degli umanisti, dei designer, che raccontano alle aziende cosa c'è davvero dietro. Poi, quando è scoppiato il grande boom dell'intelligenza artificiale generativa, abbiamo visto una follia totale. Una follia totale perché abbiamo visto che succedevano delle cose folli. La tecnologia, per la prima volta nella storia, cresceva in modo verticale. Ogni giorno c'era un rilascio fantascientifico a livello tecnologico. Le aziende ancora faticavano a usare Excel, quindi da una verticalità della tecnologia le aziende erano più o meno lineari. E già Power BI è una fantascienza in alcune aziende. E invece sul mercato la confusione mediatica era il seno di X, una sinusoide, una confusione estrema. E quindi in quella grande confusione abbiamo detto, attenzione, si parla tanto di AI, si sta parlando tantissimo di AI, ma con applicazioni molto effimere. Non so, il Papa col piumino, ChatGPT che inverte Dante Alighieri con Ungaretti e così via.
ma questo non fa altro che distogliere l'attenzione e l'energia delle persone su davvero dove la matematica oggi sta portando dei grandi impatti. Allora l'AI non esiste, per noi è una provocazione per dire che l'AI non esiste, quella effimera, quella raccontata in modo così oggi fantascientifico, ma esiste una matematica, perché l'intelligenza artificiale è matematica, che porta degli impatti concreti già nelle aziende e anche nella nostra vita. Quindi è un po' una provocazione per riportare l'attenzione sugli impatti della matematica nelle aziende. Grazie. Allora, Scaglione, lei ha attraversato finora tutte le trasformazioni, insomma, digitali del mondo automotive. Oggi siamo di nuovo fronte a questo nuovo paradigma e possibilità. Dal punto di vista di Accenture, che cosa rappresenta questa trasformazione e in che modo le aziende possono affrontarla? Guarda, prima di dire il punto di vista di Accenture, dico le parole che ieri in una telefonata di lavoro con un cliente mi hanno un po' stupito, perché mi ha detto: guarda Alberto, io mi sto rendendo conto che quello che abbiamo di fronte non è una semplice evoluzione, ma è una grande trasformazione del modo con cui stiamo per cominciare a lavorare. Ecco, volevo partire con questo esempio perché secondo noi questo è un momento di grande trasformazione e di grande cambiamento. Se pensiamo alla... Se pensiamo a quello che diceva Fabio, no? Essere l'elemento di digitalizzazione, e se pensiamo a cosa le aziende stanno facendo anche nel settore automotive, pensiamo un attimino all'aspetto della value chain automotive e come le AI generativa specialmente stanno impattando nel quotidiano. Noi abbiamo intervistato C-Level Automotive nelle ultime settimane e abbiamo capito che il loro pensiero è già per il 70% orientato a capire quanto la trasformazione sia importante. E la trasformazione sarà specialmente nell'incrementare la capacità di fornire un'esperienza diversa, nella capacità di aumentare la produttività e nella capacità fino al 50% di ridurre i tempi con cui si svolgono le attività. Quindi questo lungo tutta la value chain. Pensiamo anche che il mondo dell'automotive si sta trasformando, lo citavi anche tu prima, no? In modo importante, e entro il 2040 quello che sarà il business dell'ecosistema automotive sarà circa il triplo di quello che è oggi, quindi dai 3 miliardi e mezzo circa passeremo ai 10 miliardi, ma quello che è importante è che il 40% saranno servizi di mobilità. È lì che le AI, la digitalizzazione e le AI generativa potranno dare un forte contributo, perché supporteranno questi processi, supporteranno la vendita. Ecco, se pensiamo ad alcuni esempi lungo la value chain, li cito soltanto per completezza. Il mondo del design si sta attrezzando con il cosiddetto design generativo, quindi i designer di prodotto utilizzano i modelli, in questo caso di AI generativa, per avere suggerimenti, per avere tutta una serie di informazioni anche a completamento di quello che sono la storico di quello che ha funzionato e quello che non ha funzionato. In tema di manufacturing c'è tutto il tema del controllo di qualità. L'AI generativa riesce a essere molto più precisa dell'umano e essere formata, essere quindi capace di leggere i difetti in modo molto più puntuale. Nel mondo del sales e marketing è dove invece l'AI e l'AI generativa in particolare stanno avendo il principale impatto. Perché l'AI cosa fa? La generativa AI in particolare cosa fa? Crea contenuto, crea consiglio, quindi advice verso le persone, e crea la capacità di fare codice e automazione. Ecco, se noi teniamo presente questi elementi, capiamo come il mondo del sales e marketing, la generazione del contenuto, la personalizzazione, il supporto ai customer care siano un elemento impattante. Chiudo col dire qualche esempio anche sulle nostre vetture. L'AI generativa sta già impattando, abbiamo visto ieri nel convegno alcuni esempi, nel convegno inaugurale, sta impattando fortemente sulla capacità dei sistemi ADAS di leggere il contesto delle informazioni, perché altrimenti sono molto deterministici ad oggi. Così come sta impattando con natural language per aumentare la capacità di interazione fra il cliente, il driver e la vettura. Chiudo dicendo che quello che è avvenuto nel 2023
è quello che noi chiamiamo l'elemento di no regrets, cioè i nostri, l'industria automotive ha lavorato sull'identificazione di alcuni casi, chi ne ha fatti tanti, chi ne ha fatti pochi, che erano i no regrets, cioè quelle le attività che non potevano, cui non potevano rinunciare. Dal 2024 è l'anno della total transformation. Ecco, su questo magari ci torniamo, perché noi pensiamo che per cavalcare il vero valore delle AI, delle AI generativa, le aziende devono completamente trasformarsi e non soltanto guardare gli aspetti di singoli casi, di singole aree. Resto su questo punto perché sarà insomma interessante, lo svilupperemo anche nel corso del dibattito, ma questa trasformazione così impattante su tutti gli aspetti di un'azienda, insomma, non può diventare non regret, però anche insomma, può anche intimorire, perché se sbagli, diciamo, se sbagli a selezionare, insomma, puoi commettere degli errori e in un contesto così veloce di trasformazione può essere anche un rischio, insomma, che può bloccarti alla partenza, mettiamola così. Assolutamente, e infatti è estremamente importante agire su tanti aspetti. Il primo di tutti è focalizzarsi sul valore, cioè non pensare alle singole attività o alle singole aree, ma focalizzarti sul valore complessivo, quindi avere una vista olistica. Il secondo punto, e lo accettavi, lo accennavi anche adesso, noi parliamo di responsible AI. Cioè sono tutte le tematiche che le aziende devono avere per gestire il rischio. Perché mettere un'AI generativa specialmente nelle mani a gestire alcuni pezzi di processi o a gestire le relazioni o produrre contenuti ti sottopone a dei rischi, no? Quindi le aziende devono sapersi organizzare per gestire questi rischi, e c'è un aspetto importante che è quello della workforce, perché ci sono skill notevolmente diverse che stanno subentrando. Noi abbiamo stimato che in alcune aree fino al 60% delle skill necessarie per svolgere i lavori ad oggi cambieranno. Quindi è necessario che le aziende si attrezzino per un grande serie di formazione, di reskilling, e con tanti metodi, però questo è un punto assolutamente cruciale. Gli HR manager, insomma, stanno grondando sudore in questo momento, diciamo così. Ferrari, vorrei sapere, conoscere da lei alcuni invece esempi un po' applicativi anche attraverso quelli che avete sviluppato attraverso con la vostra azienda e la vostra rete clienti, in ambito proprio come applicare queste tecnologie in ambito produttivo proprio. Assolutamente, mi riaggancio anche un po' a quello che è stato detto. La nostra esperienza in questi anni, 10 anni, abbiamo messo in funzione più di 300 algoritmi di intelligenza artificiale nei processi delle aziende, da multinazionali a PMI al sud. E abbiamo visto quindi tantissime casistiche e ci siamo resi conto, proprio come ne ha detto veramente in modo molto chiaro nell'intervento precedente, che c'è una grande difficoltà nel comprendere che cos'è l'intelligenza artificiale. Bisogna creare una nuova forma mentis. Quando si parla di reskilling, cosa vuol dire? Vuol dire che bisogna cambiare il modo di pensare delle persone, perché l'uomo, le persone sono abituati a sviluppare un pensiero e anche un codice in modo deterministico. Ma cosa vuol dire in modo deterministico? Io ho dei dati, delle informazioni in merito a un fenomeno, introduco questi dati, queste informazioni dentro, ho delle equazioni che mi rappresentano il mondo che mi circonda, che sia un processo chimico, di marketing, poco importa, ma passaggio per passaggio passo dal dato al risultato. Questo è un processo deterministico, cioè l'uomo ripercorre con delle equazioni passo passo quello che accade. Ha un grande vantaggio, che è spiegabile, è trasparente. A chiunque posso spiegare come passo dal dato, non so, di un processo di produzione di un pezzo, piuttosto che di R&D, a un risultato. Perché ho delle equazioni che mi descrivono il fenomeno. È un grande limite che ragiona in modo gaussiano, cioè quindi mi scarta tutte le curve, si focalizza sui dati principali, sulle correlazioni forti, ma e scarta gli outlier. L'intelligenza artificiale è un approccio stocastico, cioè dagli stessi dati, dalle stesse informazioni raccolte inerenti a quel fenomeno, va a inferire a livello probabilistico un risultato. Punto. Quindi non c'è nessun passaggio che l'uomo ha descritto per descrivere la natura che lo circonda, per passare dal dato al risultato. Quindi è difficile comprendere cosa accade dentro, non è spiegabile ai più, perché parliamo di moltiplicazioni di tantissimi tensori di matrici, e quindi non c'è una legge fisica che posso dire ecco, da questo dato sono arrivato a questo risultato in questo modo.
e quindi l'uomo non è ingaggiato. Ha un grande vantaggio che rispetto all'approccio gaussiano l'outlier diventa la peculiarità in questo caso, cioè più correlazioni deboli ho in merito a un fenomeno e più l'algoritmo mi estrae delle informazioni utili. Quindi questi due approcci, deterministico verso stocastico, è questo il vero problema che c'è oggi nell'azienda e che abbiamo visto in questi 10 anni. Il problema non è tanto sviluppare la tecnologia, perché come dicevo oggi la tecnologia ormai è una commodity, l'intelligenza artificiale è una commodity, bisogna capire dove applicarla, ma soprattutto per far sì che non diventi un esercizio di stile l'introduzione all'interno di un'azienda, di un'applicazione di AI, bisogna lavorare proprio sulla cultura delle persone che lavorano intorno all'intelligenza artificiale, ai dati, e questa è la vera complessità. In questi anni una delle applicazioni, per rimanere in ambito automotive, forse più interessante, più bella, più entusiasmante che abbiamo fatto, è stata lavorare in ambito macchine da corsa, e sulla difficoltà di passare i dati che vengono raccolti in una galleria del vento. Quindi in una galleria del vento un'auto può avere tantissimi setup, può essere configurata in tanti modi e vengono raccolti miliardi di parametri. Poi dalla galleria del vento quell'auto, per andare poi a essere messa in produzione, è in pista e viene fatta CFD, viene fatta delle simulazioni di fluido dinamica. E lì sono altri tanti parametri, tante configurazioni diverse, e viceversa. Poi si torna in galleria del vento, è un loop che genera tantissime date e informazioni. E poi il pezzo viene prodotto e va in pista. E in pista, casomai, ci sono pochissimi sensori che possono dire come quel pezzo o quella aerodinamica sta performando realmente sulla pista. E quindi la difficoltà estrema è riuscire a raccordare un iperspazio gigantesco di date e informazioni generate in galleria del vento e in CFD, e raccordarli con le pochissime informazioni che ha in pista, per capire come mai quella sensazione che il pilota ha e che riporta ai tecnici poi si ripercuotono nelle simulazioni. E questo è molto interessante, lavorarci con l'intelligenza artificiale, è stato un grande supporto che hanno avuto i tecnici dell'aerodinamica, perché l'intelligenza artificiale è in grado di raccogliere quelle piccole informazioni sia di sensitività, di sensitive del pilota, ma anche della pista, e raccordarle con uno spazio infinito di dati. Quindi quando si parla di tantissimi modi di dati e anche le sensazioni umane, l'intelligenza artificiale può essere un grande supporto nell'ottimizzazione dei pezzi, della configurazione e così via. E in altre applicazioni, adesso non voglio tediare, ma tantissime invece in ambito logistica, produzione, supply chain, tutti molto hard, ma utilizzando machine learning e deep learning, che sono le tecniche più consolidate di intelligenza artificiale e quelle che oggi portano dei risultati molto concreti e tangibili nell'azienda. Questo collegamento, questa capacità anche di interpretare delle sensazioni e la parte più emotiva anche della guida rimette al centro il tema dell'empatia della persona, che tornerà più spesso, quindi grazie per averlo in qualche modo introdotto. Un'ultima domanda per chiudere Scaglione: mi piacerebbe avere un focus da lei sulla parte più commerciale, cioè come questi invece strumenti stanno impattando e trasformando l'area sales e marketing. L'area tra quelle considerate nelle no regrets che dicevo prima, cioè quelle dove per primi gli operatori, l'industria si è già mossa, perché quando parliamo di AI, ma in particolare di GenAI, il contenuto è il primo elemento che si... e quindi il marketing fa contenuto, produce idee, quindi è un'area delle più impattate. Pensiamo alla generazione di... alle attività che ci sono creative di generazione di idee, ma anche generazione di approcci strategici per i brand. Questi vengono fortemente utili, possono essere supportati dall'AI generativa. La stessa cosa al processo creativo, tutto l'end-to-end, il processo di creazione di contenuto può essere completamente rivoluzionato. Il problema tipico del marketing è la limitazione del contenuto. Il contenuto è sempre stato limitato rispetto alle idee, rispetto alla possibilità di segmentare audience e la capacità di... Ecco, quindi le AI, la generative AI, possono aiutare a superare questo. E in particolar modo vorrei tornare al tema dei dati che citava anche Fabio, perché quello che in particolare l'AI generativa permette di fare è di essere un po' legante tra le informazioni, i processi, eccetera, perché permette di lavorare su dati che sono strutturati, non strutturati e sintetici. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che non sono limitato come azienda dalla capacità di avere i miei dati strutturati in customer data platform, in database, ma posso tranquillamente utilizzare una grande mole di dati, di informazioni non strutturate, presenti in brochure commerciali, presenti in campagne, presenti in moltissimi elementi non sistematici.
così come dati cosiddetti sintetici, cioè utilizzare le audience, utilizzare dati reali per creare audience fittizie su cui testare le mie campagne di marketing. Quindi questo è il marketing, noi lo vediamo ampiamente stravolto da questo. Anche in ambito commerciale, pensiamo all'attività del cosiddetti copilot o comunque degli assistenti virtuali. Ecco, già nell'attività commerciale esistono agenti virtuali che supportano nel processo commerciale configurazione prodotto, configurazione di servizi. Quello che abbiamo visto essere già stato fatto in molti casi è aiutare gli agenti nel supportare il cliente nella fase di acquisto. Quindi il copilot, quindi l'agente virtuale che aiuta l'agente commerciale della concessionaria, dell'azienda, del brand nell'indicare, capire il sentimento, tracciare quello che è la vera richiesta del cliente e suggerire anche opportunità. Quindi questo è quello che vediamo nel mondo del marketing. Torno e chiudo a dire che la visione, quello che è importante per le aziende è avere la visione olistica che dicevo prima, no? Di total enterprise reinvention, perché il valore del dato che dicevo adesso non è sfruttabile se si parzializza e si fanno attività molto specifiche e verticali, ma il vero valore della, specialmente dell'AI generativa, è nel saper lavorare con dati di diverse fonti e con architetture che sono più flessibili possibili, quindi collaborare con l'ecosistema dei partner tecnologici ed essere flessibili nell'avere modelli sempre più attuali. Questo è un po' il segreto che noi consigliamo, oltre a quello che dicevo prima sulla workforce e sulla responsible AI, per avere successo. Grazie ad Alberto Scaglione e a Fabio Ferrari per questo intervento, insomma, introduttivo, che ha lanciato un po' di temi di cui continueremo a discutere tra poco. Grazie ancora per essere stati con noi e quindi continuiamo. Grazie. E a questo punto, andando ad aggiungere, insomma, carne al fuoco e quelli che possono essere degli esempi concreti di applicazioni, lo facciamo attraverso la voce di uno dei grandi esperti dell'ambito AI, insomma, dai tempi della Silicon Valley, Steve Jobs 2008, insomma, una grande storia imprenditoriale, con Dario Melpignano, CEO di New Experience, che è una realtà quotata italiana, quotata in borsa, attiva nelle AI, nel tech, che offre, insomma, con oltre 200 specialisti nel campo del Process Innovation Digital Customer Experience, delle soluzioni, insomma, per trasformare il proprio business. Prego, Dario, benvenuto. A te il palco. Prego. Bene, mi sentite? Buongiorno a tutti e ben ritrovati ai colleghi. Ho con me un po' di note per non perdermi dei pezzi di questo ragionamento importante che volevo condividere con voi, cercando di fare buon uso del vostro tempo. Sono stato presentato come esperto di AI. Io credo che non ci sia nessuno esperto di AI oggi per la velocità con cui questo cambiamento si sta rappresentando. Mi chiamo Dario Melpignano, sono un imprenditore attivo nel digital da una vita, nell'AI da 15 anni e quindi in tempi in cui non era di moda, o almeno era già tramontata la prima moda dell'AI per poi risorgere nello splendore a cui abbiamo assistito negli ultimi anni, e sono qui oggi per parlarvi di una visione del futuro in cui la tecnologia mette davvero per la prima volta, a mio giudizio, l'essere umano al centro. E quindi immaginate un domani in cui i nostri veicoli non sono più dei semplici mezzi di trasporto che vanno da origine a destinazione, un po' come oggi è la Tesla con cui sono arrivato qui, una macchina che è potentissima ma totalmente priva di emozioni. Un futuro in cui invece la macchina è capace di cogliere quelli che sono i nostri tratti biometrici, fisiometrici, combinarli con i nostri tratti psicografici e ristabilire quella connessione che caratterizzava la guida per chi della mia generazione l'ha conosciuta, la guida meccanica in cui si era in contatto con la strada. In questo caso con un contatto diverso con l'ambiente e con lo spazio, ma in cui si possa davvero fare tesoro di quello che l'analisi delle serie storiche, dei dati biometrici, l'analisi della temperatura all'interno dell'abitacolo, l'analisi del nostro livello di attenzione, tutto questo insieme possa contribuire a migliorare la sicurezza
e la qualità della nostra e la qualità della nostra esperienza di guida. Tutto questo non è fantascienza, ma è qualcosa che realmente si può fare. Noi abbiamo fatto delle sperimentazioni andando a raccogliere dati all'interno della vettura e individuando le correlazioni fra tipologia di strada, condizioni climatiche all'interno dell'abitacolo e livello di attenzione. E questo può permettere evidentemente di migliorare, come dicevamo, la sicurezza, con anche però un miglioramento dell'esperienza soggettiva della guida. Immaginate di poter contare su una piattaforma che sia capace davvero di mettere l'intelligenza artificiale al cuore dei veicoli. Sicuramente, adesso io ironizzavo su Tesla, è certamente un'azienda che ha fatto un percorso molto interessante. Però qui manca qualcosa, manca la connessione con l'umano. Ecco, con l'AI empatica, di cui oggi vi parlo, il veicolo è in grado di acquisire una comprensione profonda del conducente, dei suoi bisogni, delle preferenze, dello stato d'animo, adattare anche delle proposte in modo proattivo. Siamo nell'intervallo di colazione, suggerirmi un ristorante sulla base magari anche dei miei parametri glicemici, che nel giro di un paio d'anni saranno un dato condivisibile via Bluetooth dal nostro watch al veicolo. Tutto questo è in arrivo più velocemente di quanto immaginiamo. Io ricordo da bambino, quando andavo in giro con mia nonna mi indicava le targhe, che all'epoca avevano ancora i capoluoghi di provincia, e mi raccontava le storie delle città mentre si viaggiava in autostrada. Ecco, questa cosa io non capisco perché ancora non è stata fatta, ma ci vuole davvero poco per chi è interessato all'arte figurativa, per chi è interessato all'ambiente, per chi è interessato alla storia, a raccontare l'anima del luogo, come direbbe Hillman, mentre si viaggia, facendoci un po' più compagnia e magari senza sentire semplicemente l'ultimo brano, che soprattutto quelli generati dall'intelligenza artificiale sono un po' noiosini oggi. Un mondo in cui dei sensori avanzati, integrati con questa piattaforma, monitorano costantemente quindi il conducente, dicevamo, raccogliendo dati sul comportamento, le condizioni psicofisiche, le condizioni ambientali, combinati con algoritmi di digital twin. Questa è un'altra cosa molto interessante. Il digital twin è una rappresentazione sintetica, algoritmica, numerica, come è stato detto nell'intervento precedente, di un ambiente fisico. Se aggiungiamo la componente emozionale, mappabile con quello che troviamo all'intersezione fra 100 anni di ricerca nella psicologia cognitiva, sociale, comportamentale della personalità, e creiamo dei modelli ovviamente imperfetti, ma plausibili, delle caratteristiche che rendono unico ognuno di noi, ognuna di noi, tutto questo combinato con l'analisi dei dati real time del veicolo può fare veramente la differenza. E quindi algoritmi di machine learning che sono capaci di assistere il guidatore in modi che prima erano impensabili. Questi sono il motore dell'AI empatica nella visione che vi porto oggi, perché sono algoritmi in cui il veicolo impara continuamente dal conducente, si adegua al suo stile di guida, alle abitudini, alle preferenze, e diventa un vero e proprio co-pilot. In questo caso, mai come in questo vostro settore, il termine co-pilot è centrato, pronto a supportare, a migliorare la vostra esperienza di guida. E in questo modo il veicolo diventa un assistente personale che conosce ed è in grado di anticipare in modo proattivo i bisogni e anche i desideri. Tutto questo le case automobilistiche lo conoscono, lo sanno molto bene, e ha a che fare con il marketing, laddove, partiti da un marketing che evidenziava le caratteristiche funzionali, si è passati a un'estensione del sé nella visione di Belk, il cosiddetto extended self. Oggi, con le teorie di Christensen, dei jobs to be done, se avete voglia di approfondirli, e poi con l'idea di who do you want your customer to become, che arriva dall'MIT, con cui abbiamo avuto il piacere e l'interesse di collaborare su questa frontiera del marketing. Ecco, mai come oggi l'autoveicolo, il veicolo, rappresenta una nostra identità. Ho appena comprato una macchina usata pagandola meno di un altro signore che la voleva comprare, semplicemente perché l'altro signore che la voleva comprare a un certo punto ha cominciato a denigrarla, ha detto no, queste gomme sono tutte lise, la carrozzeria è graffiata, e il proprietario si sentiva offeso, come se le considerazioni fossero rivolte alla sua persona. Questo succede inevitabilmente. Allora, in questo senso, il fatto che il veicolo diventi un compagno intuitivo, premuroso, che possa offrire un supporto proattivo e contestuale, grazie all'intelligenza artificiale empatica,
rende non solo ogni viaggio un'esperienza più piacevole, più interessante, visto che inevitabilmente si passa sempre più tempo in automobile, se miglioriamo la qualità di quel tempo ne abbiamo un vantaggio tutti, ma anche si riesce a migliorare ovviamente la sicurezza e la felicità delle persone. Tutto questo creando questa miniera di dati che permettono di far partire una nuova economia. Io di questo sono profondamente convinto. L'AI cancella, sta già cancellando oggi tanti posti di lavoro, perché a Hollywood c'è una di fatto rivoluzione in corso, le case produttrici dei film non si avvalgono più degli sceneggiatori, con anche situazioni un po' aberrate, avrete forse sentito di quella storia per cui ci sono dei dialoghi, interi dialoghi che tra Indiana Jones e Mission Impossible sono assolutamente equivalenti, quindi Harrison Ford che parla esattamente come Tom Cruise dicendo le stesse cose nella stessa sequenza, semplicemente perché entrambe le case di produzione avevano usato ChatGPT per costruire i dialoghi e ovviamente i fan dell'uno e dell'altro si sono un po' arrabbiati. Però questo è diciamo un errore di gioventù dell'AI, perché quello che sta succedendo è che l'AI sta diventando creativa a livelli inimmaginabili. Uno dei grandi misunderstanding è che l'AI aiuti a automatizzare dei processi ridondanti, ripetitivi e che tolga dell'attività manuale diciamo a scarso valore aggiunto. In realtà non è questo, l'AI è creativa, io sono convinto che noi ascolteremo nel giro dei prossimi 2 o 3 anni una musica straordinaria che sarà stata composta dall'AI. E questo non ci deve ferire narcisisticamente, nel senso che di nuovo l'AI fa tesoro di quello che le persone hanno creato e quindi, se vogliamo, permette di sublimare la creatività umana. Però tutto questo ovviamente fa sì che se i film di domani saranno prodotti dall'AI, evidentemente ci saranno meno persone coinvolte. E allora cosa deve accadere e cosa possiamo far accadere mettendo a sistema quelle che sono le capacità tutte italiche di coniugare il sogno con la forma, con la funzione d'uso, che è una cosa che noi sappiamo far bene in questo nostro paese così sgangherato e così pieno di lacci e lacciuoli, soprattutto da un punto di vista imprenditoriale. E noi possiamo anticipare la nascita di quelle nuove professioni dando vita a quei nuovi servizi che l'AI generativa in primis, in un settore così chiave per il nostro paese come l'automotive, come la mobilità in senso generale, rappresenta. E in questo modo, con una lettura dell'intelligenza artificiale che fa tesoro del mondo STEM, della data science, di un approccio ingegneristico, quantitativo, combinato con la nostra cultura che ha comunque delle radici umanistiche, mettendo insieme queste due cose che sono un po' come l'olio e l'aceto, qui siamo nella patria evidentemente delle acetaie e spero di poterci andare oggi, finiti i lavori di questo interessantissimo convegno, ecco, riuscire a mettere insieme due cose che non stanno insieme normalmente, come appunto l'olio e l'aceto, e che però sono questa prospettiva umanistica con la prospettiva scientifica, la filosofia con la matematica, permette di dar vita a questo substrato su cui costruire dei servizi, su cui noi italici possiamo fare la differenza. E tutto questo evidentemente finalizzato a migliorare l'esperienza di guida. Non è solo questo, nel senso che l'AI offre l'occasione di mettere davvero tutte le persone, compresi i dipendenti delle aziende in cui lavorate, o delle vostre aziende, al centro del processo produttivo. Abbiamo costruito con l'AI generativa, creando miliardi di possibili modi di affrontare un processo manifatturiero, dei sistemi che permettono di migliorare del 30% l'efficienza nella produzione. È un risultato straordinario, il 30% di miglioramento della performance nella produzione. Abbiamo lavorato in particolare nella difesa, perché, come ahimè sotto gli occhi di tutti, serve aumentare la nostra capacità di difenderci dallo scenario che si sta rappresentando. E 30% è un numero veramente impressionante. Più impressionante di quello c'è un incremento della performance nei processi commerciali del 300%. Prima il collega raccontava dell'impatto sul mondo sales e marketing. Il fatto di personalizzare one-to-one dei messaggi di comunicazione per un'azienda che vende prodotti software, per esempio, il nostro cliente, ha triplicato, quindi più 300%, il tasso di conversione fino alla fine del funnel, quindi ha triplicato i ricavi a parità di investimenti di marketing. È qualcosa che non si poteva immaginare nemmeno un anno fa. E quindi un vantaggio per dipendenti, fornitori, partner di business che attraverso
l'AI e in particolar modo un utilizzo focalizzato dell'AI generativa possono aumentare, dicono gli esperti, fino al 60%, 65% in alcuni casi, la produttività aziendale. Questo vuol dire che le aziende che faranno il percorso necessario per accogliere e poi utilizzare questa innovazione potranno crescere e le altre che staranno ferme al palo non potranno stare ferme e evidentemente avranno dei problemi. Tutto questo ci porta a un'evoluzione, a un'innovazione nel mondo anche delle analytics, della business intelligence, facendo in modo di poter prendere per la prima volta in maniera accorta delle decisioni in real time, a tutti i livelli dell'organizzazione. Quindi poter contare su dati che vengono analizzati in tempo reale per cogliere le opportunità che si realizzano man mano sul mercato. Un aspetto sicuramente interessante e centrale è l'ascolto della voice of customer. Questo è un altro aspetto dell'empathic AI che mi fa piacere sottolineare. Naturalmente in un quarto d'ora, come immaginate, sto toccando tanti argomenti, ma non volevo lasciare trascurato nessun aspetto di quelli che abbiamo visto negli ultimi almeno 5 anni essere fondamentali. Capire come ogni cliente è unico, ogni persona è unica e quindi come ogni realtà che percepiamo è totalmente soggettiva e fare in modo di poter rappresentare uno a uno questa realtà, che sia la vendita di un'automobile, che sia un altro prodotto o servizio, tenendo conto di questa unicità nella comprensione della realtà è fondamentale. Quindi comprendere il profilo psicografico, che sono quei fattori, quel vettore, diciamo, che analizza i tratti della personalità che descrivono come unica ogni persona. Chiaramente è una teoria, però è una teoria validata da quello che è stato il percorso della psicologia cognitiva, comportamentale e sociale della personalità da Jung in poi, e quindi ci sono, diciamo, teste informate che ci hanno lavorato. Il fatto di in questo modo poter fare business con la leva dell'ascolto abbiamo visto essere particolarmente importante, soprattutto in un momento come quello che stiamo vivendo, in cui le persone si sentono un po' distanti dalle imprese, in cui poche aziende riescono realmente a far sentire le persone al centro dei processi. E da questo punto di vista, per esempio, assistenti virtuali conversazionali che possono aiutare le persone a risolvere i problemi che hanno con un prodotto o servizio, oppure a raccontare meglio l'offerta di un'impresa tenendo conto delle esigenze di ogni cliente, che sono esigenze uniche e peculiari, è un buon approccio. Fino all'avvento dell'AI generativa, i chatbot, se avete avuto modo di interagire con questi strumenti, erano e sono ancora oggi in molti casi molto poco efficaci, sicuramente non empatici. Il fatto di includere invece questa capacità di entrare in una sintonia più, potremmo dire, umana con le persone, offre un altro livello di qualità di questi strumenti. Fra gli altri aspetti che sono impattati dall'empathic AI c'è sicuramente la gamification. Quanti di voi sanno cos'è la gamification? Ok, per chi non ne ha mai sentito parlare, si tratta di utilizzare in un contesto non ludico, non di videogiochi, quelli che sono i criteri, le leve di engagement dei giocatori, quindi tipicamente punti, premi, livelli, badge, missioni, classifiche, perché noi tutti siamo competitivi, ci piace giocare, e quindi utilizzare questi strumenti per motivare e coinvolgere le persone, fare questo per esempio in azienda, utilizzare dei meccanismi di premialità che vanno a colpire negativamente chi non raggiunge determinati risultati, ma a premiare anche in maniera divertente chi fa le cose nel modo in cui vanno fatte, è un modo divertente ed empatico, se tradotto nella giusta pratica, di migliorare la produzione anche in impresa. E, sicuramente abbiamo già parlato del miglioramento dei processi produttivi con, per esempio, queste esperienze che state vedendo rappresentate, Digital Twin. Questo è proprio, credo, l'esempio del mondo difesa a cui stavo facendo riferimento, sì. Capire chi fa che cosa, quando, dove sono i colli di bottiglia, dove si inceppano i flussi che passano dall'arrivo della richiesta di un cliente che è interessato ad acquistare un nostro prodotto fino alla consegna del prodotto una volta realizzato. Ecco, tutto questo usando l'AI generativa, creando miliardi di possibili alternative e poi scegliendo quelle più efficienti, permette davvero di migliorare tanto le cose, il 30% di cui vi parlavo.
E tutto questo verso appunto l'Industry 5.0, in cui io credo che la cifra debba essere quella di combinare la tecnologia e l'umanità in un modo nuovo e più efficace. Fare in modo che il lavoro che viene reinventato, trasformato in maniera radicale da questa innovazione, diventi più appagante, più di soddisfazione per ciascuno, e allo stesso tempo che le aziende siano più capaci di cogliere i bisogni specifici, unici di ogni persona, in una modalità però scalabile, quindi economicamente traguardabile. Ecco, tutto questo mi porta a immaginare un futuro positivo. Sono sempre stato un ottimista e quindi credo di vivere con voi la fortuna di un momento di trasformazione così radicale, in cui la logica deve essere, io credo, quella di un angolo italiano, italico all'AI, in cui non ci mettiamo in testa di fare la guerra agli americani o ai cinesi, che hanno la capacità di fare investimenti che sono forse 1000 volte le nostre risorse, anche proprio come sistema paese. Quando sento parlare di via italiana all'AI mi viene un po' da ridere, quando ci si immagina di addestrare dei language model caserecci. Invece, facendo i conti con, forse facendo un po' le nozze coi fichi secchi, mi direte, però facendo realisticamente i conti con quello che ci possiamo permettere di fare, io credo che il nostro maggiore impatto noi possiamo averlo identificando nell'applicazione a specifici casi di business, e quanto più di nicchia tanto meglio, l'uso di queste tecnologie. E lì possiamo, credo, col nostro genio creativo fare la differenza. Grazie. Grazie a Dario Melpignano. Mi interessava questa chiusura, perché giustamente ha accennato che non bisogna avere un approccio, come dire, troppo narcisistico di difesa dei propri boundaries, dei propri perimetri, grazie alle AI. Nello stesso tempo però a volte questo narcisismo si trasforma in una difficoltà per le aziende in varie industrie, ne abbiamo parlato nel mondo dell'editoria, è evidente, di creare quel business value che è necessario, insomma, generare in ogni business. Quindi questo può essere un tema. L'applied AI, l'AI applicata, può essere una via italiana. Forse bisogna anche però ripensare un po' quell'ecosistema di imprenditorialità, fatto di imprenditorialità, ricerca, università e istituzioni, insomma. Avevo una battuta anche su questo, insomma, come si crea una roadmap. Accendiamo il microfono. Forse l'hanno acceso, eccolo. Prometto di non dire cose scomode, come talvolta mi è capitato, ma non qui e non ora, nel senso che credo, non sono esperto di queste tematiche, quindi lungi da me avere una ricetta. Ho ascoltato il discorso di Draghi, mi ha molto colpito nell'idea di avere, per esempio, un mercato unico dei capitali. Questa è una delle... vedo qui in sala persone che come me sono nell'asfitico mercato ex AIM, oggi EGM. È chiaro che se allarghiamo, andiamo oltre i confini del mercato nazionale dal punto di vista della disponibilità di risorse, e possiamo unire le nostre energie imprenditoriali, possiamo essere più efficaci, nel senso che siamo un microbo nell'economia complessiva. Però anche parlando l'altro giorno con un amico di amica, davvero illuminato, che ci raccontava delle caratteristiche di quello che è il mondo che stiamo vivendo con riferimento alla tecnologia, i bravi sviluppatori di software italiani hanno una marcia in più, e quindi di nuovo forse noi italiani tendiamo a essere un po' esterofili, ma invece abbiamo davvero un potenziale importante. Stabilire in una magari dispersione di quella che è la nostra unicità in un'Europa più coesa, questi fattori differenzianti, che poi non sono di tutta l'Europa, sono secondo me in particolare del Mediterraneo, può essere una bella opportunità per far meglio. Grazie a Dario Melpignano per questo contributo finale, grazie per essere stato grazie. Con noi, e anche grazie buon tour per quanto riguarda l'aceto. E continuiamo, dovremmo aggiungere delle sedie sul palco, perché adesso avremo un panel con 5 ospiti, quindi particolarmente affollato.
grazie, che introduco velocemente sul palco. Bene, velocissimi, grazie. Allora, forse magari sto io in piedi. No, ok, arriva l'altro. Mi sposto di qua. Prego. Bene, allora chiamo sul palco, invito a salire Marco Gai, presidente esecutivo di ZES SPA, Marco Marlia, CEO e co-founder di MotorKey, Silvia Gabrielli, Chief Digital and Data Officer di Ferrari, Tina Martino, Head of Communication and Product Marketing di Otto Telematics e Sara Notar Giacomo, co-founder and Chief Business Officer di Uxcelerate. Bene, è stata lunghissima, benvenuti. Avremo insomma una lunga chiacchierata per andare un po' a approfondire i temi, alcuni temi che sono emersi. Ci sarà anche la possibilità, eventualmente abbiamo cerchiamo di ritagliare il tempo anche se ci fossero delle domande, insomma fate un cenno e volentieri i nostri ospiti risponderanno. Io partirei da Sara Notar Giacomo, co-founder and chief business officer di Uxcelerate, che è una startup, quindi iniziamo dalla parte più diciamo nuova sul mercato, almeno che si faccia da più recentemente sul mercato. Avete realizzato una piattaforma di sviluppo software per ottimizzare appunto lo sviluppo dell'architettura digitale del veicolo. Allora, ci puoi raccontare in termini di progettazione e produzione il processo, il passaggio da un approccio hardware oriented a software oriented, che cosa comporta e come mai oggi è una chiave necessaria per gestire anche la complessità dei veicoli? Ok, grazie, buongiorno a tutti. Scusa se ti correggo, Uxcelerate, ma giusto per una nota. Diciamo il tema è ovviamente un tema molto caldo, portare il tema della digitalizzazione dello sviluppo software, soprattutto poi in un mondo automotive che è sempre stato orientato da diciamo, altre logiche molto più meccaniche, dal nostro punto di vista ha significato portare una virtualizzazione di quelle che sono le capacità di calcolo. Di fatto oggi l'auto sta diventando una data center su ruote, quindi grandi complessità di calcolo che sono a bordo veicolo e che devono necessariamente essere portate in una logica di digitalizzazione, quindi virtualizzare i processi di sviluppo, far sì che tutto il software sviluppato non sia più legato al dispositivo di calcolo, ma che possa essere indipendente, possa seguire una logica che sia evolutiva, indipendente da quello che è l'hardware. E oggi ovviamente in un orizzonte in cui la connettività fa da padrone, quindi le logiche di differenziazione sono sempre più legate al servizio, al software e non tanto più all'hardware fisico, significa essere molto più veloci nel tempi di go to market, di aggiornamento di nuove soluzioni, quindi anche di evoluzione di quello che è il contenuto del veicolo, in un'ottica di un veicolo che durerà sempre di più e dovrà quindi essere necessariamente legato a quella che è la componente software e non hardware. E abbiamo, come dire, come parametrare la complessità? Ma allora, oggi è in voga un paragone che porto anche oggi perché tanto è abbastanza noto. Se guardiamo a quelle che sono il numero di linee di codice di un'auto connessa rispetto a quelle che possono essere quelle di uno space shuttle, che evocativamente possiamo essere tutti concordi che risulta essere un veicolo molto complesso, parliamo di un rapporto di circa 400.000 righe di codice a milioni presso, da qui a qualche anno le ricerche dicono 1 miliardo di linee di codice per veicolo. E questo ci dà l'idea di come ci sia una complessità sempre maggiore. Se uniamo poi le complessità linee di codice e la quantità di dispositivi elettronici, quindi processori a bordo veicolo, oggi siamo intorno ai 100 per singolo veicolo, quindi una complessità veramente che giustifica l'epiteto data center on wheels. Grazie, e a questo punto vorrei chiedere a Silvia Gabrielli di Ferrari che cosa rappresenta tutto questo per una casa automobilistica come Ferrari, e quindi che cosa non può mancare in una realtà aziendale in grandi dimensioni in questo campo quando bisogna portare avanti, sviluppare una trasformazione di questo tipo come quella che descriveva poc'anzi il nostro ospite. Sì, buongiorno. Allora, la digitalizzazione per Ferrari è un tema a 360 gradi, nel senso che affronta riguarda il veicolo, ma riguarda anche i processi aziendali. E devo dire che in modo molto pragmatico, come un po' ci contraddistingue tutto,
la vediamo su tutti i livelli, nel senso che la digitalizzazione, bellissima intelligenza artificiale, le virtual reality, tutto quello che vogliamo, ma parte proprio dalla base, deve partire dalla base. Quindi abbiamo iniziato anche un percorso di modernizzazione che parte dai network, dall'hardware, quindi con un grande uso del cloud, va sulle applicazioni, va sui dati, va sui device, alla fine la vettura è un device, se vogliamo. Quindi in qualche modo è un percorso di digitalizzazione che deve affrontare tutti questi stack dell'informatica, che deve sposarsi con la parte hardware. Quindi sono d'accordo che il software defined vehicle è un caposaldo della trasformazione del veicolo, ma deve sposarsi con la parte hardware, con l'innovazione tecnologica, con la sensoristica, ma anche con le componentistica del veicolo. Quindi è questo matrimonio, questa congiunzione che fa veramente i grandi salti innovativi, software e hardware, e questo vale un po' per tutto. Quindi stiamo affrontando questo percorso con un approccio, ripeto, pragmatico, che vuole tenere le quattro ruote per terra o i piedi per terra, che non vuole fare voli pindarici, che anche riconosce il fatto che la tecnologia deve essere un mezzo e non il fine. Quindi non siamo innamorati della tecnologia perché fa di moda, perché è un hype, ma perché deve migliorare o i nostri processi produttivi, quindi maggiore efficienza, maggiore velocità, e questa è una componente fondamentale che è un po' anche nel nostro DNA, oppure deve migliorare il processo, deve migliorare l'esperienza. Quindi se la tecnologia viene vissuta, la digitalizzazione viene vissuta con questo spirito, allora diventa utile. Non deve essere un problema in più, fondamentalmente. No, assolutamente non deve essere un problema, ma deve risolvere problemi, possibilmente. Guy, a questo punto abbiamo partiti dal software, abbiamo insomma aggiunto la parte hardware, questo binomio hardware-software la interessa particolarmente anche Zest, che è questa nuova realtà che nasce dalla fusione di Digital Magix and El Venture Group. Anche quali sono le, perché avete deciso di scalare in questo modo, ecco? Buongiorno innanzitutto, parto dalla riflessione che porta un po' dai due interventi che mi hanno preceduto. La scala, la capacità di permeare il mercato e la grandezza per poterlo fare sono necessari per andare a cogliere le opportunità e i cambiamenti che ci sono davanti, perché se e secondo me il Motor Valley Fest ne è un po' l'emblema, no? Andare un po' contro i campanili, ma contro il senso positivo. Ci sono delle eccellenze che girano e noi eravamo tre eccellenze sul territorio nazionale. Come faccio ad affrontare un sistema complesso con maggiore forza, con una scalabilità, con una sfida europea? Ci mettiamo insieme, che è un po' quello che succede quando tu metti visioni diverse e poi senti dei ragionamenti che in realtà non dico che potevano switchare, no? nella presentazione, ma questo binomio indissolubile, la scalabilità, la voglia di investire, di potenziare il mercato e soprattutto, l'abbiamo sentito anche prima, di dare l'angolo giusto, quindi non nerd a tutti i costi, non fan della tecnologia perché ci deve trasformare, ma perché? Perché c'è quella capacità di interpretare, c'è la capacità di saper cogliere il cambiamento e quindi la scala, anche nel nostro mondo, che ci occupiamo di tecnologia dal basso, diventa fondamentale. Dal basso vuol dire start-up e PMI innovative, che operano nel mondo del digitale, ma con una novità. La novità è che ormai il binomio hardware e software, quindi veicolo e software a bordo, è indissolubile. Non puoi pensare di intraprendere un percorso che non è di innovazione fine a se stessa, ma dei principi ormai non scardinabili, che sono la centralità del consumatore, quindi la customer centricity, la centralità del dato. Questo bombardamento di dati deve essere analizzato e deve essere utilizzato, come diceva prima, secondo me in maniera efficace, come si diceva prima, secondo me in maniera efficace, per dare un valore aggiunto, mettendo al centro l'esperienza e anche la capacità che questa esperienza può portare in termini, torno in azienda, di valore aggiunto, produttività, competitività e in un'ultima permanenza e crescita nelle filiere industriali come quella in cui ci troviamo immersi oggi.
permanenza e crescita, a questo punto mi dà la sponda per aggiungere a questo dialogo il punto di vista di Tina Martini e quindi di Octo, che è un operatore che poi lavora con dati telematici da 20 anni, quindi vorrei chiederle da un lato quali sono le lezioni apprese finora, perché parliamo di novità, ma una novità che ha già una lunga tradizione, direi, e quindi quali sono le lezioni apprese finora e come possono diventare il punto di partenza per le nuove frontiere abilitate dall'IA generativa. Mi piace cominciare a parlare insomma, dei veicoli connessi di cui stiamo parlando da stamattina, di intelligenza artificiale, allargando un po' il campo alla smart mobility, che è quello insomma è stato il vero abilitatore di tutto quello che sta succedendo intorno a noi nel tema della mobilità. Se parliamo di 20 anni fa, quando Octo ha intravisto questa prospettiva di cambiamento importante, che è una prospettiva sì tecnologica, ma che è partita molto principalmente da un'applicazione di business molto concreta e quindi dal business value, dai task to be done che devono essere appunto sono la priorità delle aziende, e quindi siamo partiti da un'area che è quella assicurativa, dove l'Italia aveva evidentemente un problema da risolvere. Nel giro di 20 anni quindi non è stato solo lavorare su una parte tecnologica, che però era importante perché la tecnologia è stato un abilitatore. L'abbiamo fatto attraverso le scatole nere, che sono un po' un concetto inquietante, tant'è che noi lo chiamavamo clear box. Non abbiamo mai voluto chiamare le scatole nere perché abbiamo considerato che la scatola era un elemento che favoriva la relazione di trasparenza fra i soggetti che intervenivano poi nell'erogazione di alcuni servizi, nello specifico quelli assicurativi. La nostra clear box quindi consentiva di dare voce a un veicolo muto, no? E di consentire appunto di creare una relazione diversa fra l'auto, il driver e anche appunto tutti gli stakeholder che intorno al driver devono costruire appunto questo nuovo servizio, nuova relazione. Quello che è successo quindi dopo è stato mettere in campo tutta una serie di processi operativi, perché non ci può essere successo in un'applicazione se tutti coloro che devono contribuire all'erogazione di un servizio sono opportunamente formati, che sono consapevoli e che ne traggono un vantaggio. Quindi nel corso del tempo quello che abbiamo fatto è stato mettere in campo tecnologie, lavorare con le aziende, le assicurazioni per costruire insieme questi modelli basati sui dati che dovevano essere anche disponibili per le persone e quindi facilmente introducibili all'interno dei processi tradizionali che dovevano cambiare, fare formazione con loro e ancora continuiamo a farlo. La settimana scorsa abbiamo pubblicato proprio un risultato con i periti di AXA in campo appunto di adjuster, quindi nell'area del claim, dove noi lavoriamo appunto per fare rilevazione di frodi. Come lo facciamo? Mettendo insieme i dati che sono quelli insomma che vengono dal campo, quindi i dati che vengono forniti alle assicurazioni, con i dati oggettivi della telematica. Ci sono dei sistemi di apprendimento che mettono in correlazione i dati, le informazioni, si crea una conoscenza nuova che supporta le persone che devono intervenire per appunto analizzare tutte le case appunto di gestione di un claim e quindi supportare appunto nell'individuazione di eventuali frodi, che è un problema nostro, non solo italiano ma a livello mondiale. Quindi avere la consapevolezza che le persone che devono usare questi strumenti non solo ne hanno capito il valore ma addirittura lo apprezzano, abbiamo avuto dei risultati dall'80 all'85% di persone che hanno detto noi abbiamo necessità di queste informazioni, hanno capito come usarle e quindi ti danno anche uno spunto in più per far evolvere questi sistemi. E quindi questa è la vera crescita proficua insomma per tutto il contesto. Una cosa importante di cui si è parlato prima, si parlava di gamification, no? È importante avere anche l'accettazione degli utilizzatori di questi servizi e quindi quello che abbiamo anche fatto è mettere in campo tecnologie che fossero a valore per le persone. Vuol dire che sono state sempre proposte in maniera positiva e non punitiva, perché il rewarding, anche il coaching, cioè apprendere dallo stile di guida di una persona, imparare a riconoscere gli errori che vengono fatti magari anche mentre si guida, migliora e riduce l'esposizione al rischio e in qualche modo crea un modello incentivante e virtuoso che porta le persone a migliorare complessivamente. E questo a vantaggio delle assicurazioni, a vantaggio delle persone e della società, perché incidentalità, inquinamento, congestione stradale sono purtroppo gli effetti negativi a cui insomma assistiamo della mobilità, che sicuramente richiedono necessariamente un contributo
che deve venire non solo dalle imprese, ma deve venire anche dalle persone, che devono sentirsi parte attiva di questo processo di miglioramento. Grazie alla Marlia. Vorrei chiudere questo ultimo giro con, diciamo, collegandomi a una cosa che diceva all'inizio, se bisogna allargare un po' il campo, e anche Dario Melpignano nell'intervento precedente parlava anche di nuovi modelli di relazione. Una trasformazione evidente e importante sta accadendo anche, diciamo, non soltanto nel mondo di chi sta o utilizza un veicolo, ma anche in tutto il mondo della distribuzione e dei concessionari. Ci può raccontare che cosa sta succedendo in questo ambito? Sì, assolutamente. Innanzitutto buongiorno a tutti e grazie dell'invito. Noi ci occupiamo esattamente di questo, cioè noi forniamo tecnologia, siamo ad oggi il più grande player in Europa, nato in Italia, che offre tecnologia cloud al mondo della distribuzione, quindi case costruttrici e concessionari. E quello che cerchiamo di fare è di utilizzare la tecnologia per migliorare la relazione tra i due. Diciamo, il mondo della distribuzione non ha avuto un grand marketing di se stesso e la reputazione media, e qualcuno fa il sorriso, vuol dire che un po', diciamo, è forse il momento di cambiare un po' questo paradigma. E quello che fa l'AI in questo è esattamente scardinare i vincoli e i limiti che c'erano nella raccolta dei talenti, molto complicata nel mondo della distribuzione. L'aderenza ai processi, molto complicata, ci sono 1000 processi in concessionaria. La mancanza di una vera omnicanalità fino a recente, cioè il fatto che il percorso d'acquisto della persona si interrompesse tra il percorso online e quello offline, non c'era memoria di l'uno e dell'altro. Tutta una serie di problemi che c'erano, che possono essere mitigati, non voglio dire risolti perché sembra un po' mitologico. Ecco, io vorrei un po' scardinare. Stiamo approcciando il mondo delle AI in due modi: o è la soluzione a tutti i mali, è il silver bullet che risolverà i nostri problemi, o siamo spacciati e non c'è un futuro. Vorrei un po' togliere il latinorum che genera, secondo me, solo panico e non aiuta chi non ci è ancora arrivato ad approcciare davvero, a fare un passo nel concreto. Quindi facciamo degli esempi pratici. Fino ad oggi il marketing nel mondo dell'automotive non è stato molto one-to-one. Il tipico esempio che tutti abbiamo sofferto: ti arriva il cambio freni dopo due settimane, la promozione del cambio freni dopo due settimane che l'hai fatto, ok? O cose di questo tipo. Quello che l'AI permette di fare, l'hanno citato prima, è di prendere una mole di dati pazzesca e di farla tritare. Io parlo volutamente molto pragmatico per aiutare la visualizzazione, farla tritare dal sistema e tirar fuori delle strategie di risposta uno a uno. Per esempio, noi ogni mattina ci svegliamo e analizziamo 5 anni di fatture di circa 4 milioni, e cresce a quasi tripla cifra anno su anno, di guidatori, per capire cosa hanno fatto nel post vendita in passato e predire ogni mattina se uno di questi farà un cambio olio, un cambio freni, un cambio gomme o un qualunque altra cosa di post vendita. E allora sì che, guarda un po', funziona il triplo di una campagna normale. Certo, arrivo nel momento giusto perché riesco a prevedere un po', come abbiamo detto prima, uso il dato, una quantità di dati che nessun umano, nessun accettatore di officina riuscirebbe a rivedere, lo do a un sistema che fa solo quello. Tra l'altro questo non è AI generativa, è machine learning, però anche qua ritorniamo nelle nuance tecniche che forse vorrei evitare, e miglioriamo la relazione tra la distribuzione, che sia la casa o che sia il dealer, e l'utente finale. O faccio un altro esempio. Ci rendiamo tutti conto, credo che lo viviate come utilizzatori che hanno comprato, noleggiato, preso in leasing un veicolo negli ultimi anni, la maggior parte del journey, del percorso d'acquisto, è ormai online. Però fare esperienza di un veicolo online è molto complicato. Noi in Europa gestiamo ogni giorno 1 milione di autostock. Siamo, credo, il più grosso detentore di stock di veicoli per conto di tutti i nostri clienti, ovviamente. Lavoriamo con 38 marche e più di 5.000 gruppi di concessionari. Ecco, noi abbiamo i dati di tutti gli equipaggiamenti e tutte le foto di tutti questi veicoli, li dai alle AI, in questo caso è un po' di computer vision e un po' di intelligenza che capisce i contenuti, e guarda un po', ti riesce a fare un video descrivendo il veicolo senza che ci sia nessun umano coinvolto, e leggendo gli equipaggiamenti, capendo che quando stai parlando di
Android Auto, CarPlay, parli della dashboard del veicolo, te lo mette al posto giusto, al momento giusto. Questi sono tutti esempi, potrei continuare per un bel po', di piccole soluzioni che però, rispetto alle rivoluzioni precedenti, chi è abbastanza anziano di aver fatto, diciamo, 96-95 rivoluzione di internet, o chi si è fatto la rivoluzione del mobile, la differenza di questa è che non necessita di un device per essere pervasiva. Cioè, noi ci troveremo pezzi di AI in ogni singolo software che non vorrà rimanere vetusto. E questa cosa diventa molto più rapida di biribiribi, il modem a 56K che ci hai messo 3 settimane a capire come collegarti a internet, o del cellulare che ha comunque una curva di adozione. Quindi è molto più trasparente il meccanismo con cui verrà adottata e consumerizzata, e è molto più facile, poi non so se c'è tempo di approfondirlo, ma è molto più facile interagirci. Cioè, mio papà interagisce con ChatGPT, quando poi se invece deve fare una configurazione sull'iPhone mi chiama e stiamo 13 minuti a telefono. La curva di consumerizzazione è molto più semplice, quindi secondo me sarà molto più veloce di quello che ci aspettiamo l'adozione. Gabrielli, dato che parlava di rapporto one-to-one, diventa, come dire, per un marchio come Ferrari anche una questione estremamente rilevante avere una relazione di valore col proprio cliente. Quindi come coniugate nel concreto, come dire, un approccio che deve preservare, valorizzare l'artigianalità con dei processi di digitalizzazione che sono ubiqui e pervasivi. Direi che questo è... Di nuovo, è un po' nel nostro DNA il fatto di guardare all'innovazione, quindi al futuro, e incorporare tutte queste innovazioni nel veicolo o nei sistemi che sono a supporto dell'interazione con i nostri clienti, con i nostri fan, perché poi non dimentichiamo che Ferrari ha tante cose, quindi ci rivolgiamo ai clienti, ci rivolgiamo a chi sogna una Ferrari, a chi la può comprare, ci rivolgiamo a chi guarda la Formula 1, chi è interessato al lifestyle, alla moda, quindi è veramente un panorama molto molto ampio. Quindi in questo senso il one-to-one è fondamentale, quindi conoscere il cliente, il fan, chi è interessato al mondo Ferrari è fondamentale. Al tempo stesso, tutto quello che è la componente umana, sia che sia del dipendente, che sia del cliente, che sia del dealer, quindi dei nostri collaboratori, di chi è un partner di Ferrari, è combinata in modo sinergico, quindi viene visto come un augmented, quindi per noi l'artificial intelligence è un augmented intelligence che deve affiancare i nostri collaboratori, i nostri dipendenti. Ad esempio, una cosa molto, molto interessante che stiamo facendo in ambito generative AI è che abbiamo lanciato oltre 15 iniziative, stream che sono nati come dei proof of concept per sfruttare l'AI generativa nel mettere mano, nel poter accedere a tutta la documentazione tecnica, documentazione di marketing, contenuti che siano appunto a supporto del nostro legal, del nostro HR, di chi fa assistenza tecnica, quindi sia la rete dei dealer che il nostro SAT interno, piuttosto che chi fa ricerca e sviluppo. Quindi anche nella ricerca e sviluppo è fondamentale poter avere un aiuto nel cercare, nell'avere anche una interlocuzione conversazionale con le basi dati infinite che ha Ferrari, perché abbiamo la fortuna di avere veramente dati che risalgono da quando il nostro fondatore ha creato la Ferrari e ha avuto la lungimiranza di creare una specie di database relazionale cartaceo. Se venite a vedere la nostra fabbrica, vedete le classiche e vedete questi archivi cartacei che non sono altro che dei database relazionali stupendi dalla macchina numero uno che è uscita. Quindi è un po' sempre ha accompagnato la nostra storia, direi, questo dualismo tra innovazione e tradizione, voler progredire guardando però anche a quello che c'è nel passato. Grazie. A questo punto, Guy, con Zest voi avete due divisioni, una che si occupa più della parte di accelerazione di startup e un'altra che si è focalizzata più sull'open innovation. E la domanda, e mi ricollego, è: abbiamo visto da questi ultimi due interventi come, diciamo, tutti quei settori che erano separati dalla value chain devono in qualche modo essere integrati o reinventati, come diceva Alberto Scaglioni in apertura nel primo incontro. E anche lei me lo ricordava preparando questo incontro, che diciamo, si ragiona ancora troppo poco attraverso questa prospettiva di filiera. Ci spiega esattamente che cosa intende? Beh, sì, la prospettiva di filiera in realtà credo che sia
soprattutto in periodi di trasformazione tangibile come quello che stiamo vivendo, perché al di là del business che facciamo, dell'industria che siamo davanti a una sfida straordinariamente interessante, ma straordinariamente complicata, perché è assolutamente non possibile generare valore, creare prospettiva, se ti mancano due pezzi. Uno è la profondità che serve verticale di conoscere la materia. Due è la capacità di portare questa competenza nelle altre aree dell'azienda e poi verso il mercato. Proprio per questo noi, ad esempio, abbiamo una parte dedicata agli investimenti, allo scouting, ai programmi di accelerazione, al capire il bisogno delle aziende dal punto di vista di cercare nuove soluzioni tecnologiche facilmente portabili in azienda, a prescindere dalla dimensione, perché questo, secondo me, è l'altro fattore che sarà determinante nei prossimi mesi, nei prossimi anni, cioè l'accessibilità del cambiamento tecnologico anche per quelle aziende che sono meno corazzate, meno strutturate, perché per fare innovazione servono risorse. Per fare risorse adesso ci va anche una dimensione che ti permetta di fare gli investimenti. Quindi delle due l'una: o noi riusciamo a portare un po' di innovazione un po' più accessibile, perché poi quello crea la possibilità di mettersi in filiera e di mettersi insieme, quindi fare dei cluster di aziende che investono e quindi parte qualche cosa, oppure noi corriamo il rischio, adesso Dario l'ha detto in maniera molto cruda, c'è la chi va a cavallo, c'è chi esce, ok, c'è questa doppia, però è anche possibile che se noi mettiamo a disposizione la tecnologia per chi non riesce ad avere le risorse ma vorrebbe farlo, forse ne portiamo su qualcuno, perché è indubbio che chi non raccoglie questa sfida soffrirà e avrà delle difficoltà di mercato, ma semplicemente perché tutto il resto va dritto e se non lo cavalchi. Dall'altra parte c'è tutta la parte di consulenza, quindi di change management, c'è tutta la parte di digital transformation e di capire che impatto ha industriale, e quindi noi abbiamo fatto proprio due subholding, due business unit che hanno una specializzazione ma hanno la capacità di portarle al mercato insieme. E questo dà quella visione un po' più tutto tondo che oggi è fondamentale nell'approccio, perché parte di questo approccio va oltre la tecnologia, ma è un approccio assai culturale. E quindi bisogna fare in modo di creare quelle condizioni per cui c'è chi ha la consapevolezza, e chiaramente un brand come Ferrari ha la consapevolezza di avere dei dati, di avere l'opportunità, ce l'ha. Ma ci sono tante aziende che questa consapevolezza non ce l'hanno, e soprattutto c'è l'ultimo punto, che questa trasformazione è nella disponibilità di qualsiasi business io faccia. Io spesso parlo del tondino intelligente, ma lo faccio anche un po' provocatoriamente, no? Perché sennò continuiamo a dividere il mondo fra chi fa i pezzi e chi fa i servizi. Beh, io direi che siamo arrivati, insomma, al 5.0, dove i pezzi e i servizi sono indissolubili, e guarda un po' c'è anche la persona al centro. Quindi voglio dire, c'è una bella trasformazione che abbiamo davanti, ed è per questo che l'essere dimensionale, l'avere la profondità del contenuto, ma la capacità di connettere i puntini, poi ti aiutano a portare al mercato e a coinvolgere in questa evoluzione molti più partner possibili. Perché noi, io credo, e qua non voglio sembrare campanilista, ma molto concreto, abbiamo un'attitudine al cambiamento come industria italiana straordinaria, e che forse dopo qualche anno in cui andava tutto molto bene ci siamo un po' dimenticati che il cambiamento porta, o meglio, qualcuno se l'è ricordato, infatti vedi aziende straordinarie che vanno in giro per il mondo. Qualcuno ha detto: ha sempre funzionato, come mai non funziona più? Chi è che ha spento la luce? Benissimo, non è che ha spento la luce, è che gli altri sono diventati bravi. E quindi mi tocca mettersi di nuovo un po' in discussione e accelerare con una transizione in un binomio prodotto e servizio, hardware e software indissolubile. E il sistema operativo siamo noi, peraltro.
il sistema operativo siamo noi, Marley. A questo punto vorrei anche chiederle, lei ha definito le AI e soprattutto ovviamente i modelli LLM, non entriamo in tecnicismi, l'ha detto prima, quindi evito, però come una tecnologia deflazionistica, anche ha parlato di democratizzazione. Ci dà due input, perché poi vorrei su questo tema continuare con Martino e Notar Giacomo. Sì, ne abbiamo parlato già prima. Se l'impatto di queste tecnologie è migliorare significativamente la produttività, al netto che io sono sempre titubante quando girano numeri del tipo 50% in più di efficienza e così via, perché poi non lo so perché succedono solo nelle case history, ma quando io sono in azienda come imprenditore non succede mai. Ok, sarò sfortunato oppure... Cioè, sono già bravo prima, questa potrebbe essere un'idea, me la rivendo. Però diciamo, sicuramente c'è un impatto in termini di produttività. Quindi è chiaro che è deflazionistica, cioè è chiaro che la mia struttura di costi, e lo dico per una filiera distributiva automotive che guarda con molta attenzione, avendo margini, diciamo, non giganteschi, al mezzo punto di differenza del P&L, quindi è un'opportunità. Perché se riesco da una parte a migliorare la produttività del mio team, ma dall'altro anche a risolvere un problema di raccolta di talenti e retenzione dei talenti, perché se magari gli tolgo le attività noiose di data entry o di robe del genere, perché le AI mi automatizzano un serie di cose, le persone hanno anche un po' più voglia di rimanere. Quindi da questo punto di vista lo vedo come una chance per questa industry, molto più che per altre, di sistemare un po' i conti, mettiamolo così. Quindi investo, ma perché poi nel P&L ha un impatto significativo. Ed è, come dicevo prima, una cosa che è facile da approcciare. Cioè, non ho bisogno, ho bisogno di capire, perché poi la gran parte delle cose, del motivo per cui il 60% non funziona, è perché il problema resta sempre tra la tastiera e la sedia. Però non ho bisogno di... imparare tecnicismi, non devo essere uno sviluppatore di software per utilizzare un LLM o per utilizzare alcune cose delle AI, me la trovo in maniera quasi trasparente attorno a me e che semplicemente le cose che faccio le faccio meglio, è un esoscheletro prima di diventare un robot, cioè una roba che mi aiuta a funzionare meglio. Un esempio che noi facciamo sempre è noi abbiamo fatto un pezzettino di software, qualcuno sa che cos'è la conversational intelligence? È una roba carinissima da capire. Noi abbiamo fatto un pezzettino di software che fa da assistente virtuale del dealer. Quindi quando c'è una telefonata tra il dealer o un'email, però la telefonata è più evocativa, tra il concessionario e il consumatore, c'è questo pezzo di AI, ovviamente con tutti i consensi, prima che qualche legale in stanza mi bacchetti, ascolta e sta durante lì tutta la telefonata. E cosa fa? Registra tutta la telefonata, fa il summary, capisce se si è parlato del test drive o di qualunque altra cosa, capisce il sentiment frase per frase, come diceva Dario prima, si capisce davvero se la persona dall'altra parte è felice, ha detto la cosa giusta, e alla fine gli fa pure il coaching su che cosa doveva dire rispetto allo script di quella telefonata. Allora capiamo che uno ha migliorato la produttività, perché questo qua non deve finire buttare 20 minuti di dati dentro al CRM li finiscono in automatico, e due, miglioriamo il talento perché questa persona ha un coach virtuale che sta con lui tutto il tempo e gli dice cosa ha detto bene, cosa ha detto male, e quindi se uno lo vive bene, questa roba è così, è trasparente, non devi avere skill tecnologiche, devi avere un po' di buona volontà, e migliora la struttura del P&L della distribuzione e migliora tutta la parte di gestione dei talenti, ritenzione dei talenti e quant'altro. Quindi è molto deflazionistica per me ed è molto democratica, perché può essere veramente distribuita dovunque facilmente. A questo punto, come già Martina abbiamo detto, insomma, miglioramenti lato produttività, ovviamente se fatti e affrontati con un certo, diciamo, con una certa consapevolezza, oltre che alfabetizzazione, però, come dire, anche noi, probabilmente nuovi modelli di business, quindi la domanda è quali sono le barriere che i dati da questo punto di vista stanno abbattendo? Allora, sicuramente in questo percorso di crescita è stato necessario anche appunto avere il trust del mercato per poter proporre di volta in volta delle soluzioni che sono basate sui dati, che sui dati fanno personalizzazione delle soluzioni, perché la parola profilazione fa paura, quindi non la usiamo anche in questo caso, però in realtà
c'è sempre una maggiore consapevolezza da parte delle persone di questo utilizzo dei dati, anche l'accettazione ad avere servizi profilati, perché ognuno di noi ormai si è abituato ad avere delle cose che sono fatte ad hoc per se stesso e non accettiamo più di avere, diciamo, anche delle offerte, delle soluzioni che sono standard. Da questo punto di vista, quindi, nel tempo, anche lavorando e collaborando con tutti gli stakeholder della mobilità, perché, come dicevo anche prima, sono soluzioni che si mettono insieme con gli specialisti e sono coloro che anche ti danno quel know-how verticale che è necessario per anche allenare quei modelli che poi devono lavorare per supportare le persone nei loro processi operativi. Prima facevo cenno a un processo che è quello della gestione delle frodi, ma quello che funziona proprio per parlare di efficienze operative, no? Voi immaginate che nella rilevazione in Italia abbiamo unicità unica al mondo, quindi prima parlavamo anche di primati italiani di creatività e di innovazione, abbiamo una penetrazione del 18% di scatole nere, per dire, di veicoli connessi in campo assicurativo, siamo veramente unici, con una penetrazione che arriva al 61% in alcune aree d'Italia. Questo che vuol dire? Vuol dire che c'è proprio una sensibilità anche da parte delle persone a comprendere che queste tecnologie possono democratizzare, possono cioè consentire di fare anche sulla base dei comportamenti una premialità che corrisponde proprio a quanto io impatto sull'ambiente che mi circonda in termini di rischiosità, oppure prima parlavo anche di impronta green. Quindi da questo punto di vista avere informazioni che consentono non solo di acquisire dati di profilazione, ma con queste tecnologie noi facciamo anche una real-time detection anche di informazioni che sono relative al crash. Ed è importante questo perché un'informazione real-time che raccoglie tutte le informazioni dal veicolo, però riesce a fare anche un filtro dal veicolo per comprendere che tipo di severity ha un incidente, aiuta velocemente coloro che devono intervenire su strada a ridurre i danni, aiuta a intervenire più tempestivamente nella rilevazione anche di un'informazione che serve chi deve gestire tutto il processo. Quindi questo è un'efficienza operativa che poi a catena si riporta nelle assicurazioni, nelle persone e anche, diciamo, sui temi dell'assistenza stradale. Per dire l'ultima, in Italia, proprio perché c'è stata questa grande formazione che abbiamo fatto insieme, anche a livello legislativo, adesso ci sono, come dire, è normale per noi andare anche in tribunale e portare delle prove che sono quelle che vengono fuori da questi algoritmi. Nessuno più si meraviglia, una volta erano necessari i tecnici per raccontare, adesso invece queste cose sono state un grosso, diciamo, punto di valore per Octo, perché è stato il primo operatore al mondo. Oggi siamo negli Stati Uniti, siamo in APAC, però per noi è anche un grande punto di valore quello di dire che queste tecnologie e anche la creatività, no, per inventare gli algoritmi che erano necessari sono nati qui. Quindi da questo punto di vista noi diciamo che oggi anche l'Europa guarda ai dati come una possibilità, sempre restando in campo assicurativo, però dall'assicurazione possiamo anche migrare sui temi della smart mobility, perché tutte queste informazioni e anche la copertura che abbiamo dei dati a livello nazionale ci consentono forse di analizzare le città come nessun altro potrebbe fare. In termini, abbiamo fatto progetti per esempio con le utilities per verificare quali sono i punti in cui si possono mettere le colonnine per la ricarica elettrica, perché appunto conoscendo i flussi di mobilità, il fabbisogno energetico relativo ad ogni tipo di veicolo, si possono valutare sia punti di sosta, punti di scambio, punti per la ricarica dei veicoli, modelli per capire come fare a ridurre le congestioni, anche a fare analisi what if, che sono importanti per capire come gestire anche in situazioni di emergenza o di cantieri. Noi per esempio a Roma siamo pieni di cantieri ed è importante fare, i dati ci aiutano a fare valutazioni che non sono basate più, come dire, sul feeling, no? Sulla percezione, che ovviamente è nemica quando si è nel traffico, perché le percezioni individuali amplificano anche gli effetti. I dati invece ci danno il valore reale di quello che accade. E da questo punto di vista a livello europeo, sia la comunità europea, sulle iniziative di smart mobility proprio per ridurre l'impatto sia sugli incidenti ha legiferato, in quanto sta dando delle direttive, ma anche, come dire, a livello nazionale abbiamo visto che c'è un grande interesse, no, su questa iniziativa del Open Insurance o della mobilità smart che serve per abbattere le emissioni climalteranti, che sono un elemento importante, diciamo,
che comunque affligge le nostre città e su cui sicuramente i veicoli connessi e la smart mobility ci può aiutare. Per chiudere, è evidente che oggi noi assistiamo a altre tecnologie che stanno entrando nei veicoli connessi, perché oggi il mondo si è ovviamente evoluto rispetto a quando noi abbiamo cominciato. Ci sono sempre di più diffusioni dell'utilizzo delle app come sistemi di rilevazione degli stessi, ovviamente per alcuni use case sono utilizzate moltissimo le app, e poi i dati che vengono dai veicoli nativamente connessi, che presentano però ancora la necessità di, come dire, armonizzare e sistematizzare, rendere interoperabili, perché poi alla fine il mercato ha bisogno di servizi che in qualche modo siano distribuiti omogeneamente. Dottor Giacomo, adesso io vorrei chiedere, lei rappresenta l'azienda più giovane su questo palco e probabilmente adesso le chiedo anche di introdurre l'argomento che spero aggiunga anche un po' di pepe, perché voi siete una startup nata da pochi anni, avete avuto un primo round di investimento da 700.000 euro. E adesso siete nuovamente sul mercato per cercare, insomma, nuovi fondi. Qual è la difficoltà per una startup innovativa come la vostra di trovare non soltanto fondi, ma anche interlocutori capaci di comprendere quella che potrebbe essere il valore aggiunto che offrite? C'è da parte del mondo automotive anche una sorta di rigidità rispetto a questi approcci innovativi? Una domanda semplice. Ce l'ho io. No, mi prendo volentieri l'onore della risposta. Allora, noi nasciamo anche in un momento storico particolare, perché era fine del 2019 e sappiamo benissimo cosa sarebbe successo da lì a pochi mesi. Tra l'altro ci occupiamo di... nasciamo dal Politecnico di Milano con l'obiettivo di portare tutto quello che è la semplificazione dell'ottimizzazione del calcolo nel mondo reale, quindi grossi paroloni per dire come facciamo a far sì che tutte queste applicazioni di cui stiamo parlando, l'infotainment, la diagnostica in real time, poi possano essere effettivamente reali, perché sappiamo bene che poi devono essere, hanno delle grossissime complessità in termini di calcolo per abilitare effettivamente un'analisi in real time, di complessità della gestione di tutto quello che c'è alla base, e quindi richiedono competenze estremamente complesse da trovare sul mercato. E quindi il nostro obiettivo era quello di riuscire a democratizzare questa capacità di gestione di questa complessità di calcolo. Qual è il tema? Che alla base noi abbiamo una tecnologia brevettata, su cui abbiamo investito quasi ormai 10 anni a questa parte, si parla di deep tech, no? E poi alla fine dei conti che cosa significa? Fare i conti con delle tecnologie che hanno bisogno di essere validate sul mercato, che hanno bisogno di partner industriali che in qualche modo si affidino a delle persone che tendenzialmente anagraficamente sono anche giovani, perché questa è la verità, perché poi c'è anche quel tema. C'è un tema di validazione tecnologica e di un tempo necessario affinché la validazione tecnologica possa avvenire, identificazione di use case ideali. Noi abbiamo, soprattutto quando si parla di tecnologie orizzontali, si possono impiegare 3, 4, 5 anni prima di trovare una nicchia, un business case valido, e questo significa avere la possibilità di e le connessioni per riuscire a arrivare a quei tavoli decisionali che consentano di creare dei business case che possano effettivamente poi dare il lancio al famoso scale up dell'azienda sul mercato. Quindi, ad esempio, la difficoltà che abbiamo trovato nel nostro cammino è stato sicuramente quello lato, diciamo investimenti, nel riuscire a prendiamo da questo punto di vista, un feedback spesso che ho ricevuto è: non investo in quello che non capisco. Ed è sacrosanto, è giusto, assolutamente giusto. Il tema è che c'è bisogno di abbattere anche verso gli investitori la percezione del rischio, che ovviamente è molto alto quando si parla di tecnologie come la nostra, e in questo sicuramente il trasferimento tecnologico, le relazioni tra università, ricerca e industria possono aiutare a creare quel genere di connessioni che possano consentire in qualche modo di sviluppare dei progetti pilota, dei business case che possano poi abbattere il rischio tecnologico proprio per gli investitori.
E l'altro tema è anche un tema di investimento in tecnologie orizzontali. È ovvio che quando si parla di tecnologie orizzontali, ieri parlavamo al telefono, dicevamo 12 mesi fa, 24 mesi fa, a tutti sarebbe piaciuto investire su Nvidia, no? Immagino, tutti quanti. Nvidia è sul mercato da decine di anni, cioè le tecnologie di calcolo sono oggi la base di tutto ciò che facciamo. E, di fatto io credo anche che da qui ai prossimi anni, non io, però un tema diffuso, la supremazia nazionale, le sfide tra superpotenze si giocheranno sulle tecnologie di calcolo. È ovvio che si sta parlando di tecnologie molto complesse, noi la stiamo affrontando da un punto di vista diverso, che non è quello dell'hardware, ma quello del sfruttare le capacità di calcolo per abilitare nuovi use case e portarla nel mondo del business, è ovvio che richiedono una capacità di comprensione tecnologica molto molto importante, che alle volte forse è quello che ho riscontrato essere più, magari un pochino più assente. Guy è stato chiamato in causa, quindi esiste questa difficoltà. Poi ovviamente lo chiederò anche a voi dal punto di vista delle aziende, insomma, di tutta la filiera. Ma allora, partiamo dal fatto che giochiamo nella stessa squadra, quindi sempre. Allora, esiste sì perché, adesso per essere molto, magari poco polite, ma molto concreti, tutti dicono opportunità ai giovani, tutti dicono la tecnologia, tutti dicono le start-up, tutti dicono l'intelligenza artificiale, potrei andare avanti un quarto d'ora, 20 minuti, dopodiché dalla bocca deve passare al cervello questa roba qua, e poi deve essere messa in pratica, perché il fatto di, e adesso entro un po' in casa mia, aver cercato di industrializzare dei processi di selezione, affiancamento, crescita, tramite i programmi di accelerazione. Il fatto di voler fare noi stessi il primo investimento, perché è anche facile venire da lei e dire ma perché non investe? Io metto il primo investimento. E il fatto poi di utilizzare, e noi siamo, tra virgolette, molto dotati di network industriale per fare quei test, quei POC, quegli avvicinamenti, sono poi parti sostanziali che permettono alla startup di trovare gli investimenti successivi. Perché c'è una novità, senza risorse economiche non si riesce ad andare avanti, cioè possono essere bravissimi, family and friends, simpatia, competenze, tutto, fare mille convegni, ma senza dilleri, mi spiegava che non si dallera. Quindi bisogna anche avere un po' di coraggio in un ecosistema che ha bisogno di uno straordinario cambiamento, e noi come sistema paese, ma ne abbiamo veramente bisogno. Allora, forse uscire un po' dalla zona di conforto, che è culturalmente complicato, e poi arrivo alla parte successiva, culturalmente complicato, e iniziare a dare, non dico fiducia a tutti, perché questo è sbagliato, perché non premia il merito, la capacità, la competenza. Ma se c'è della sostanza, provare ad accompagnare, a cercare di mettere a disposizione il network e anche finanziariamente dare un supporto prima che facciano le start-up del debito da cui poi non escono più, perché il capitale, quando uno fa debito e non ha ricavi per sostenere il debito, finisce che si schianta, è una regola di mercato che mi spiegavano. E allora c'è bisogno di avere le risorse economiche per poterlo fare. Noi abbiamo cercato, dicevo, di industrializzare questo processo cercando di mettere a bordo capitali, competenze che noi abbiamo sulle tecnologie e corporate che ci riescono a dire sì, questa azienda può avere un futuro. E devo dire che rispetto ai nostri investimenti, noi l'anno scorso abbiamo investito circa 3 milioni di euro in startup facendo una sessantina di investimenti, ma ne abbiamo raccolti su queste startup quasi 30. Vuol dire che il processo, il network, il fatto di mettere un po' fuori la zona di ombra i talenti, qualcosa serve. Poi andranno tutte bene? Ma io me lo auguro perché ne sono socio, però non credo. Ma non è questo il problema. Il problema è se ci stiamo provando o non ci stiamo provando. Apro un altro capitolo. Se vogliamo veramente stimolare la crescita e la nascita di nuove imprese,
servono anche delle leve, e le leve sono, io non parlo governo date i soldi, governo mettete in condizione cittadini e imprese di poter investire ragionevolmente su prospettiva futura. E ribalto la cosa, siccome questa cosa non porta tanto consenso elettorale, io la ribalto dall'altra. Ma sai quanti posti di lavoro vengono fuori? Ma sai quanta nuova occupazione, ma sai quanta occupabilità nel post startup non andasse bene viene fuori? Però servono le leve fiscali, perché il vero cambiamento in tutti i paesi che hanno fatto una trasformazione nell'investimento in startup e PMI è stato tramite le leve fiscali e poi l'accesso ai capitali. Non sto dicendo niente di stravolgente, perché da quando noi siamo passati dal 30 al 50% abbiamo semplicemente agganciato la misura di investimenti della media europea che c'era 4 anni prima, andando su un AIP che continuerà, ma su questo ci va una grande determinazione, perché non è nemmeno corretto, e chiudo la riflessione, che se un'azienda come la sua, ma ce ne sono tante, vale, debbano spendere ore, giorni e mesi a fare ricerca di capitali. Perché nel momento in cui succede questo, non si stanno dedicando al business. E quindi succede un pasticcio ancora più grosso, che quando fai innovazione, se tu ti distrai dallo sviluppo tecnologico e all'innovazione, arriva qualcun altro e te lo fa più veloce e sei fuori mercato. Quindi è proprio un discorso di network, è un discorso di ecosistema ed è un discorso di quanto questo ecosistema deve essere favorito. Ed è per questo, chiudo, che noi abbiamo fatto un'operazione industriale per noi grossa, importante, faticosa, faticosa perché quando metti insieme più teste è sempre faticoso, ma che ti pone su uno scacchiere europeo come azienda italiana e magari ti pone a velocizzare certi tipi di processi. Possiamo farlo per tutte le start-up. Sfortunatamente no, ma mi piacerebbe perché i nostri capitali sono privati, ma sicuramente incidere sul fatto che ci sia una visione paese di politica industriale verso l'innovazione e quindi verso la creazione di nuova impresa, vuol dire poi aiutare le imprese storiche, blasonate, campioni del Made in Italy, forse a viaggiare più forte, ma forse ad avere qualche collega in più nella competizione internazionale. E a rispondere alla domanda, come mai negli ultimi 20 anni in Italia non abbiamo dei nuovi player internazionali? Non è solo perché non c'è talento imprenditoriale, perché talento ce n'è un sacco, ma perché forse è più facile pensare a mantenere delle cose che non hanno dato tante soddisfazioni perché c'è più una pace sociale che a investire nel futuro, che invece è un sintomo di straordinario coraggio, secondo me. Merita grande attenzione più di quella che ha. Gabrieli, vorrei quindi che da un punto di vista di una grande impresa, insomma, partendo da questa riflessione condivisa con Notar Giacomo, anche lei ci desse il suo punto di vista, soprattutto perché anche lei conosce bene, quando si parla di innovazione, insomma, e materia conosce bene, arriva dal mondo Microsoft, adesso lavora in una grandissima casa automobilistica, ecco, qual è il suo punto di vista su questo tema? Devo dire che in Ferrari credo oggi come non mai siamo aperti all'innovazione e aperti verso l'esterno, verso i partner, che siano start-up, che siano grandi, grandissimi player, insomma, con cui collaboriamo. Sulle start-up, ad esempio, abbiamo delle collaborazioni con le università in tutto il mondo, in Italia e in tutto il mondo. Abbiamo selezionato da poco, tra oltre 100 start-up, 10 con cui stiamo facendo dei progetti molto importanti. Credo che in generale sia un problema di focalizzazione, che è uno dei temi su cui, che è sempre un challenge per chiunque, nel senso che potremmo fare tantissime cose, abbiamo tantissimi quotidianamente sollecitazioni dall'esterno di aziende che si propongono, di start-up o più o meno consolidate che si propongono. Il tema è qual è il problema che io ho, che questi collaboratori esterni possono contribuire a risolvere. E quindi bisogna avere un problema a cui trovare una soluzione e non una soluzione su cui trovare un problema, in cerca di un problema. Quindi il momento in cui c'è questo momento magico e questa congiunzione assolutamente funziona
e siamo assolutamente consapevoli che anche se abbiamo una integrazione verticale molto forte, sapete che andiamo dalla fonderia fino alla, insomma, alla vendita dei nostri veicoli tramite dealership, questo sì, in realtà però siamo totalmente consapevoli che per fare veramente innovazione abbiamo bisogno di guardare all'esterno, quindi di avere dei partner con cui fare innovazione. Questo è fondamentale e andremo sempre di più in questa direzione. Però c'è, come dire, è una questione su qual è la priorità. In questo momento le priorità sono alcune, non sono altre, quindi in questo senso c'è apertura dove c'è un problema. Martino, voi come state invece affrontando questo problema? Anche parlava di visione, insomma avete un programma che si chiama appunto Zero Vision e poi integrare Vision Zero Zero Vision invertito, mi perdoni, Vision Zero, può integrare insomma le riflessioni che faceva notar Giacomo. Sì, diciamo che appunto nel corso del tempo passare da essere una startup italiana a scalare ed essere presenti in tutto il mondo sicuramente non è stato banale. Il mercato italiano è stato un po' sempre il nostro incubatore, il posto dove ci siamo sperimentati, abbiamo trovato anche sempre molta attenzione, no? Molta collaborazione, ed è stata importante anche la collaborazione con le università. Sono stati una fonte veramente inesauribile per noi di conoscenza, ma anche di osmosi, perché anche loro hanno potuto indirizzare meglio le attività di ricerca sulla base dei problemi appunto che venivano fuori proprio nell'analisi dei dati, ma non soltanto problemi tecnologici, anche quelli della privacy, perché anche gli algoritmi per garantire la privacy e la cyber security fanno parte degli stessi temi che dobbiamo affrontare in maniera orizzontale proprio per quel trust del mercato. Quindi nel momento in cui lavoriamo su settori verticali abbiamo sempre in mente però quel bene comune, insomma, che deve essere alla base di tutte le tecnologie perché possa anche in qualche modo andare oltre, no? e intersecare gli obiettivi globali un po' a livello mondiale. E quindi noi nella Vision Zero, voi sapete, negli anni 90 nacque un po' questa visione europea di ridurre l'incidentalità, che era veramente un grosso problema. Noi l'abbiamo un po', come dire, amplificata questa vision, perché pensiamo che con la smart mobility e con la digitalizzazione si possano abbattere, grazie alle tecnologie, non soltanto gli incidenti stradali, ma ridurre anche gli effetti degli incidenti laddove non ci siano proprio problemi gravi sulla persona, e contribuire anche alla riduzione dell'inquinamento attraverso tutti i modelli che noi lavoriamo, non soltanto diciamo su questi settori di cui prima vi parlavo, ma anche per esempio sulle tecnologie di mobility sharing. Noi siamo leader in Italia anche su questo tipo di soluzioni, proprio perché riteniamo che debba essere intersecata questo tema della mobilità, che è molto complesso, in varie forme, no? Quindi alla fine la tecnologia di base ci aiuta ad abilitare vari use case, ogni use case però ha le sue specificità. Quindi questo è il modo in cui l'abbiamo affrontato. Come orizzonte ultimo quello che vediamo è proprio la riduzione della congestione nelle città, e quindi questo, se vogliamo, è il nostro denominatore comune. Quindi nella Vision Zero noi diciamo non solo zero crash, ma anche zero pollution e zero congestion, e che fanno parte un po' del nostro programma. Quando vi parlo anche della pollution, cioè è un dato di fatto, sono stati posti degli obiettivi anche di riduzione a livello europeo, anche sulla parte dei trasporti, sono stati presentati anche qui dei risultati fatti insieme anche con i centri di ricerca, che ci portano a dire che è vero, sì, dobbiamo elettrificare, ma intanto che elettrifichiamo il parco italiano, che è abbastanza vetusto, migliorare il comportamento di guida ci supporta, ci aiuta a monitorare anche all'interno delle città, nelle aree, quelle i green, i chilometri percorsi, non soltanto gli accessi o le uscite. Le famose zone 30 che sono state molto dibattute, ecco, le tecnologie dei veicoli connessi ci aiutano a essere anche flessibili sui territori e magari anche evitare che arrivi con l'accetta una regolamentazione che un po' taglia tutti e quindi non accontenta nessuno. Ecco, la tecnologia ci aiuta anche a essere flessibili. Un'ultima battuta con Merli e poi chiudiamo con Notar Giacomo. Questa, diciamo, necessità di comprendere anche l'innovazione è qualcosa che sta avvenendo, c'è un cambiamento in atto anche in un mercato piuttosto omogeneo come quello anche dei distributori. Oppure siamo ancora indietro? No, secondo me c'è una trasformazione importante che sta avvenendo, ma perché arriva dalla pressione del mercato. Cioè, io credo che alla fine
Le cose funzionano quando c'è un po' di interesse, incentivi di tutti e non che la gente faccia le cose per buon cuore. Quindi la pressione che arriva dal fatto che uno è ormai un sacco di tempo che i consumatori sono mediamente più avanti delle imprese, cioè il processo di consumerizzazione, siamo tutti addestrati da Netflix, Amazon e chi per esso a avere delle applicazioni, delle esperienze utente di un certo tipo e riversiamo questo su anche la PMI che magari non ha un milionesimo del budget di questi colossi da investire. Quindi questo crea una pressione. Credo che la distribuzione automotive abbia molto ben presente questo traino che arriva. La complessità arriva da: uno, è stato tradizionalmente un sistema omogeneo nelle strutture e nei processi. Voi entrate in un concessionario di qualunque brand in Svezia, in Australia, in Brasile, più o meno vi sentite a casa, ma frammentato in tutto quello che sono sistemi, tecnologie. Parlavo con un CMO europeo di un costruttore, mi diceva: noi abbiamo qualcosa tipo 2743 sorgenti, non mi ricordo il numero, ma è l'ordine di grandezza, sorgenti dati che ho censito in Europa. A un certo punto ci ho gettato la spugna perché continuavano a emergere come funghi da tutte le parti. E dall'altro, più in Italia, ma in generale più in Europa rispetto agli Stati Uniti, siamo lenti perché secondo me abbiamo un approccio sbagliato al rischio e al fallimento. Mi spiego meglio. Ad oggi, ero ieri all'aperitivo all'Accademia Militare con un po' di start-up e così via, dicevo a un ragazzo che ha 28 anni, fa il CEO della sua start-up, dicevo: guarda che tu quando vendi alla corporate riesci a vendere solo se quello che gli vendi fa far carriera al manager. Se tu gli vendi un rischio che lui percepisce come: oh, qua mi ci gioco la poltrona, col cacchio gli vendi qualcosa. L'ho detto, mi sono pentito di averlo detto perché gli ho bruciato un po' di innocenza, però non so se... cioè, quindi qual è la correlazione? Siamo lenti a decidere, e chapeau a Ferrari che, diciamo, mette sul piatto 10 startup e quindi si prende un rischio consapevolmente che magari non tutte queste POC, non tutti questi progetti arrivano in fondo, e ha giustamente un approccio statistico al problema, cioè non è che deve funzionare il 100% e non è che quella cosa che non funziona porta un'onta di fallimento a me come manager, alla startup che l'ha fatta, perché l'innovazione è così. Se non accetti che un tot di cose vanno, un tot di cose non vanno, rimani col tuo status quo gattopardiano e ci rivediamo in fondo al processo. Quindi secondo me c'è il traino della consumerizzazione che aiuta, la consapevolezza, è inutile che continuiamo a dire che c'è bisogno di digital transformation perché secondo me la sentiamo tutti, c'è un po' di italiano approccio al fallimento con se non ha funzionato, che secondo me ci potremmo un po' togliere, perché negli Stati Uniti o peggio ancora in Cina queste cose funzionano a 10 volte la velocità, proprio perché non va bene, itero, vado su qualcos'altro e vado avanti. Notar Giacomo, allora, prendendo l'aspetto positivo, insomma, voi sarete quelli che andranno avanti ovviamente. No, volevo chiederle, anche riprendendo quello che diceva Melpignano prima, che l'applicazione, il campo delle applicazioni AI, insomma, anche l'Italia e l'Europa possono avere anche dei come vantaggi competitivi, insomma, e competere sull'ottimizzazione del software può essere anche, come dire, una strategia vincente e complementare a quelle che sono poi iniziative regolative tipo il Chips Act in ambito europeo, quindi andare a giocare la partita giusta dall'altro. Quindi le chiedo per chiudere quali sono i progetti su cui state lavorando e soprattutto quelli che possono aiutare il manager a cui lo offrirete a fare carriera, come diceva. Ma allora alla fine sente, adesso sì, credo. Ok. Alla fine è sempre un tema di riduzione costi e riduzione di tempi di go to market, almeno questo fin dal primo giorno di università mi hanno detto, e poi me lo sono ritrovato anche dopo, scoperto. Quindi allora noi, diciamo, in un use case molto, diciamo, che ci sta capitando molto di sovente è quello di diciamo, supportare principalmente in questo segmento, in questo momento, costruttori nelle fasi di R&D, quindi di definizione dell'architettura veicolo,
Un use case pratico può essere recentemente un costruttore aveva inserito, aveva definito una funzionalità di gestione delle sospensioni utilizzando circa due centraline, quindi due processori, aveva aumentato, sembra banale, però soprattutto su una grande scala aggiungere due centraline per fare una semplice funzionalità. Insomma, ha un certo impatto sui costi, quindi lavorando noi a livello di automazione e digitalizzazione dei processi di design dell'architettura veicolo, nel giro di meno di una giornata siamo riusciti a definire quella che poteva essere l'architettura che, data la sua funzionalità software, che rimaneva esattamente quella che era, senza necessità di dover reinvestire, poteva essere portata su un'architettura più semplice, quindi con un impatto sui tempi di redesign dell'architettura, un impatto sui tempi sulla complessità, un'architettura molto più semplice, e ovviamente anche sul costo, perché soprattutto poi quando si va su grandi volumi, grandi scale, ha ovviamente anche soltanto riduzione di una componente può avere un impatto. Quindi sicuramente oggi il design dell'architettura, riduzione della complessità, riduzione dei costi, riduzione del tempo necessario a disegnare una nuova architettura e anche capire come fare porting da quello che si è già verso una nuova architettura è sicuramente la casistica che stiamo più supportando. E questo ovviamente vale sull'automotive, ma vale su qualsiasi dispositivo che abbia del calcolo a bordo. Attenzione, questo ovviamente è valido sempre. Grazie ai nostri ospiti. C'è ancora tempo per una domanda. Se ci sono domande in sala, le possiamo raccogliere. C'è sempre un attimo di timidezza. Timidezza, magari qualcuno. Se è stata superata la timidezza, ci fosse una domanda, insomma abbiamo dei microfoni, ma direi che possiamo allora chiudere qui questo intervento. Io ringrazio Sara Notar Giacomo, Tina Martino, Silvia Gabrielli, Marco Maglia e Marco Gai per questo incontro. Grazie ancora. E Motor Valley Festival continua tra poco per parlare di Connected Car and Services. Grazie ancora.